E allora, sprombattuto, andiamo anche con la terza strategia che metti in campo per questa nuova settimana di House of Trading. Di nuovo una carta verde e ancora un long, questa volta WTI, il crude oil, il WTI che è long da praticamente più di 4 mesi dall'inizio del mese di novembre e a mio avviso può ancora regalare qualcosa in questo trend rialzista. Stiamo infatti vedendo anche quelle che sono le quotazioni della VTI. Io continuo a domandarmi, non è che il mercato abbia forse esagerato nel recupero delle quotazioni? Vero è che l'anno scorso avevamo un eccesso sul fronte opposto, vero è che abbiamo il processo di vaccinazione che sta andando avanti in tutto il mondo e vi sono stati dove, penso a Israele, già l'economia si sta riavviando a una normalità. Dall'altra, però, non dobbiamo mai dimenticare quello che è il megatrend green di lungo periodo. Ecco, passare da meno 40, sto arrotondando ovviamente, a più 70 nel giro di 12 mesi sono forse due eccessi o meno, al netto appunto della strategia rialzista che stai proponendo? Ma sicuramente sì, Riccardo, e il petrolio è uno strumento che ci regala grandi movimenti anche giornalieri, ha una media di oscillazione del 4% al giorno, chiaramente è una media storica, ovviamente ci sono dei periodi in cui si muove anche di più e dei periodi in cui si muove di meno. Quindi grande volatilità, molto trend follower, molto direzionale, quindi quando prende una direzione la mantiene con forza e costanza ed è difficile vedere un'inversione. Poi quando la fa all'improvviso, però è molto, come posso dire, forte nel mantenere una tendenza. Meno 40 è stato un eccesso da lockdown un anno fa. Devo dire che, meno di un anno fa in realtà, devo dire che io puntavo ai 60 dollari di medio periodo. Già qualche mese fa parlavo di questo target, di questo prezzo di equilibrio anche a livello macro, a livello fondamentale di 60 dollari che ha già raggiunto, siamo già al di sopra. Nonostante ciò, la dinamica di prezzo mi dimostra un mantenimento di questa tendenza al rialzo e quindi io semplicemente, come poi spesso faccio, mi adeguo ai prezzi, anche se magari a livello fondamentale sono il primo a dire che comincia ad essere caruccio il petrolio in questo momento. Quali sono nel dettaglio i livelli che hai selezionato per la tua strategia long? Allora, 63 il livello di ingresso, quindi siamo un po' più bassi dei prezzi attuali. Qua sono stato più prudente con il livello di entrata, anche in virtù dei discorsi che abbiamo, delle considerazioni che abbiamo appena fatto. $1,50 di stop, 61,50 e 3 dollari di target, 66. Anche qua un rapporto rischio-rendimento 1 a 2, 66 sarebbe un ritorno sui massimi della giornata di oggi, quindi un livello sicuramente di resistenza importante e una leva, come puoi vedere, molto bassa per compensare quell'alta volatilità in più, insomma più alta che il petrolio ha rispetto agli altri strumenti. Quindi una leva bassa per compensare quello che già di suo sottostante fa. Mi era proprio caduto l'occhio sulla leva, effettivamente un 2,3, una leva contenuta, ma ne hai spiegato, direi, assolutamente bene le motivazioni.